Buonasera, sto percorrendo via Sannullo a salire verso lo Champs-Élysées. È un fiume in piena, le cunette piene di rifiuti, la strada sembra essere stata bombardata da Putin per non farci passare. È inconcepibile, le cunette piene, strapiene di rifiuti che non fanno defluire l'acqua. E l'acqua sta scavando la strada, prestate attenzione, ci sono grosse voragini in giro. Quindi non correte, non fate come questi pazzi che sorpassano e vanno avanti pensando di fare che cosa. Caputtana, che buca che c'era qui, maledizione a loro che mantengono, non fanno la manutenzione come la dovrebbero fare. Sindaco Pirozzi, ma una controllata a queste strade, la vuole dare o non la vuole dare? Porca miseria, pulite queste cazzo di cunette che stanno devastando la strada. Anche qui sono state fatte i dossi, e più che dopo i dossi sono le piscine. Se non stai attento ti ammazzi. Ma roba da non crederci. C'è tanta di quell'acqua per terra che si corre il rischio di farsi male. Ripeto, via Sannullo è impercorribile. State molto attenti prima che finite dentro delle grosse buche che si sono create. Quindi andate molto lentamente, non correte, mi raccomando. È qualche cosa di allucinante il volume d'acqua che corre lungo questa strada, e con le cunette piene di rifiuti non si riesce a smaltire dentro al canale di Quarto. Ma com'è possibile una cosa del genere? Sono anni che urliamo che le cunette vanno pulite, ma a questi non interessa proprio nulla della sicurezza stradale, nulla. Sindaco Pirozzi, per favore intervenga, non facciamo sempre spallucce, eh? Lei e tutta la sua giunta, si dia una mossa per favore. La centrale di sollevamento è in funzione, mentre qui la questione è che questo pezzo è allagato perché il canale laterale, quel canale laterale lungo la cunetta lì, è intasato da detriti, da porcherie che la città metropolitana dovrebbe venire a pulire, ma che non ha mai pulito. E insieme al consorzio di bacino, dopo quelle piante là in fondo, lì c'è il canale che va nella colmata e da lì va a mare. Ma se questo tratto non viene tenuto pulito, come si pensa di poter pensare di non far allagare questa strada? Visto e considerato che la rete fognaria non è finita, visto che c'è la centrale di sollevamento salta tutte le volte, adesso la gente continua a passare, ma macchine, ci sono delle macchine ferme e si va avanti così. Quindi questa è la situazione da via Madonna del Pantano. Di qua è asciutto e come potete vedere, bisognerà vedere alla Salvatore Vitale più sopra cosa c'è. Ma qui, se non si puliscono questi canali laterali qua, avremo sempre lo stesso problema. Quindi giratela come volete, la solfa è sempre la stessa. Responsabilità comunali, sovracomunali e regionali, sono loro i responsabili. Ognuno deve assumere le proprie responsabilità. Ma che poi che qualcuno paghi pegno ogni tanto, perché la gente non... Bene, questa è via Sannullo stamattina. Guardate le buche che si sono prodotte sulla strada, voragini, che bisogna andare a zig zag per eliminarle.
ma ce ne sono talmente tante di buche che la metà basta. Il fondo statale oramai è completamente dissestato, come così pure le cunette laterali piene di detriti. Attenzione, per esempio, guardate qui, adesso c'è una voragine in mezzo alla strada, come potete vedere, enorme la strada, non, buche molto profonde che se uno ci finisce dentro ci rimette sicuramente le gomme. Ripeto, le cunette sono invase da detriti, plastica, che non vi dico, e via discorrendo. La strada è impercorribile, se ne scansa una si corre il rischio di fare qualche incidente perché le buche abbondano. Poi c'è chi, incurante del fondo statale, così corre come un pazzo e poi ti taglia la strada. Ecco, queste sono le buche di via San Nullo. Speriamo che qualcuno ci venga a mettere un poco di cemento oppure un poco di asfalto appena possibile, perché veramente sono in condizioni pietose.